Una nuova aggressione a medici ed infermieri del pronto soccorso San Salvatore di Pesaro, con un ragazzo che avrebbe iniziato a gridare, aggredendo e sferrando pugni e calci agli infermieri. È quanto accaduto qualche sera fa al pronto soccorso pesarese. Tanto che oggi è stata effettuata una manifestazione di protesta per dire basta alla violenza sugli operatori sanitari. Questo quanto accaduto al San Salvatore. È stato un episodio che purtroppo non è così inusuale in pronto soccorso. Noi, come dice un collega, noi come lavorassimo in strada, non abbiamo porte chiuse. Accogliamo tutti e di tutto. Quindi può capitare anche, come è capitato l'altra sera, che un paziente in stato di alterazione per abuso di sostanze se la prenda con gli operatori. È una cosa molto triste, molto brutta. Però paradossalmente questa è solo la punta dell'iceberg, perché questo è un rischio che noi abbiamo scelto facendo questo lavoro. Quello che non abbiamo scelto è di vicariare le mancanze di tutto il resto del sistema sanitario, perché bisogna dire che i servizi sul territorio sono stati grandemente ridotti, sono state tolte delle guardie mediche, è stata tolta la guardia turistica, ci sono dei problemi per i posti di posti ricovero nelle strutture del territorio, e questo ricade sull'ospedale. Il problema dell'ospedale è che ci sono pochi posti letto a causa del Covid, e questo ricade sul pronto soccorso. Noi siamo in coda alla catena alimentare, quindi tutti i problemi del sistema sanitario nazionale diventano un problema grosso nostro, e noi siamo chiamati a risolverli, e finché ce la facciamo, lo facciamo con tutto il cuore, ma siamo arrivati a un punto nel quale non ce la facciamo più. Non ce la facciamo più, abbiamo poche persone ancora disposte a fare questo lavoro, e questo lo dico comprendendoli benissimo, perché le motivazioni per fare questo lavoro non possono essere solo che è un lavoro meraviglioso, che è vero, perché è un lavoro meraviglioso, ma terribile. Come ti dà tanta soddisfazione, ti dà tante, tante, tante delusioni e tante difficoltà che poi porti a casa. E allora hai bisogno di stare anche a casa, di fare altre cose che non siano questo lavoro. Invece in questa situazione noi siamo presi al 100%, tutta la nostra vita è il nostro lavoro, e questa è una cosa che nessuno può sopportare a lungo. Abbiamo fatto un evento anche a Fano, e un po' indifferita, perché comunque ci tenevamo a essere presenti personalmente, insomma, qua, sia io sia il coordinatore, insomma, del pronto soccorso. C'è grossa solidarietà da parte di tutti quanti i colleghi. Siamo in carenza, insomma, di personale, questo non è una novità, non si trovano medici, i medici che ci stanno, insomma, hanno anche la possibilità di andare in pensione, insomma, per cui praticamente le carenze sono sempre, sempre maggiori, insomma. Ci attendiamo ovviamente delle risposte, insomma, dalla regione, insomma, perché comunque secondo me questa è una cosa, insomma, che va contrattata, insomma, e discussa, insomma, ad alto livello, insomma, secondo me. Ad esprimere vicinanza con la sua presenza ai medici dell'ospedale è stato oggi l'assessore regionale Filippo Saltamartini. Non è più possibile che nei pronti soccorsi si scarichino tutta una serie di problemi, anche sociali, perché qui vengono molte persone che molto spesso nulla hanno a che fare con i problemi del soccorso e della sanità. Teniamo conto che c'è un accesso con codici bianchi enormi per questioni anche relative a liti tra coniugi, il che significa che i problemi della società non si risolvono al pronto soccorso dell'ospedale.